Ciao ragazze, bentornate nel mio canale, benvenuti nella mia cucina. No, oggi non andremo a fare un video ricetta, ma andremo a spacchettare questo pacchettone gigante, che è grande quanto la mia faccia, di Cobiz. Quindi adesso giro la telecamera e vi mostro cosa ho scelto appunto dal sito in collaborazione. Ciao! Il pacchettino è arrivato esattamente in 11 giorni lavorativi. Adesso spacchetto il tutto perché c'è tantissimo prurible e non voglio fare tanto casino in sottofondo. Vi ricordo che nell'info box troverete anche un codice sconto attivo per i miei iscritti. Quindi spacchetto il tutto e ritorno da voi. Eccomi qui. Allora, ho preso un bel po' di cose. Inizio col farvi vedere le scatoline. Quindi adesso accantono il tutto. Eccomi qua. Allora, come primo prodotto che ho scelto dal sito di Cobiz sono queste scatoline. Questo è il codice e adesso vado a togliere da dentro questo prurible. Ed eccole qui. Sono due scatoline, davvero molto carine e comodissime, ve le straconsiglio. E sono adatte per poter inserire all'interno le Rocail 110 o anche 150, perché no? Vedete, sono fatte in questo modo, con appunto ognuna con il proprio coperchio, così possiamo tranquillamente inserire le Rocail 110 all'interno. Io già l'avevo preso in un'altra collaborazione, vedete, questo è più o meno il risultato. Devo riempire per bene il tutto e se ci fate caso qui nel lato ho inserito appunto il numero e qualcuna sotto andrò a inserire anche i nomi di tutte le rifiniture delle perline appunto della Toco. Quindi voglio fare la stessa cosa anche con le 11, le 8, le 15, con tutte le perline che ho in modo da tenerle belle sistemate. Quindi adesso andrò a riempire questi due contenitori con le Rocail che ho scelto anche dal sito di Cobiz. Quindi questo è il primo articolo che ho scelto dal sito. Poi ho preso anche questa catena. Questo è il codice. Questa è la catena Singapore. Davvero bellissima questa catena. Ve la straconsiglio anche questa. Un attimino che tolgo la... Ecco qua. Ed eccola qui. È davvero spettacolare questa catena. È in acciaio inossidabile. Sono 10 metri di catena ed è spettacolare questa maglia, davvero molto fine ed elegante, adatta a qualsiasi tipo di charms, ciondolo, che davvero si presta bene per qualsiasi lavorazione, vedete? La maglia è molto fine e sottile, davvero bella. Aspettate, forse rende di più così. È molto molto lucida, questo credo si nota. Davvero bellissima. Poi 10 metri di catena, sto bene per un bel po'. Un attimino che rimetto di nuovo questo, se no si aggroviglia. Ed ecco qua. Questo è il codice. Vi ricordo che nell'info box inserirò tutti i codici di tutti i link di tutti i prodotti. Poi ho preso un po' di stampi per la ruffina. Allora, ne ho presi un bel po', aspettate. Ho preso questi due, che è questo fiorellino davvero molto carino. Questo è il codice. Questi stampi vi ricordo che va bene con la resina epossidica, perché appunto sono stampi colorati. Io andrò a fare un progettino e quindi mi servivano questi stampi. Poi ho preso questo qui, davvero molto carino questo qua, per creare delle cornicette. Davvero bello. Vedete, prima cornicetta, la seconda, poi c'è la terza e poi queste due laterali. Davvero molto molto bello questo stampo. Poi ho preso quest'altra cornice, questo è il codice. Questa anche è carinissima, con questa forma molto bella. E poi infine ho preso quest'altra cornice. Questo è il codice. E
E questa è appunto la cornicetta, che è un po' più grande rispetto ovviamente a quest'altra. Molto belle queste cornici. E poi sempre per utilizzarle con la resina ho preso queste cane. All'interno della confezione sono presenti 3 cane e ho scelto appunto la forma del cuoricino, sperando si noti, vedete? Aspettate che tolgo un po' di luce. C'è il cuoricino, 3 diversi cuoricini, molto molto carini. Quindi anche questi li andrò a utilizzare con la resina. Poi sempre in resina ho preso questi fiorellini, davvero molto molto carini. All'interno sono presenti 20 pezzi, questo è il codice, e sono carinissimi. Pensavo di utilizzarli come decorazioni da aggiungere a queste cornicette. Sono diversi colori, c'è verde, c'è celeste, c'è giallo, rosso, rosa. Sono davvero molto molto carini. E volendo possiamo realizzare anche degli orecchini con questi fiorellini. Sono carinissimi. E poi ho preso un bel po' di rocaille della Toho. Un attimino che le tolgo. Ed eccole qua, sono un bel po'. Tolgo un attimo questo e ritorno da voi, tolgo gli stampi in resina. Ed eccomi qua, ho preso esattamente 11 colorazioni di Rocaille Toho 110. Questa è la prima colorazione, aspettate, le appoggio qui nel lato così vi illustro una colorazione per volta. Questa è la 46LF e sono le Matte Opaque Chocolate. Ed eccole qui, davvero molto molto bello questo colore particolare. Questa è la prima. Poi ho preso questa, queste sono le 7BDF, questo è il codicino, e sono le Frosted Transparent Dark Cyan, davvero un bel colore anche questo, Frosted, molto molto belle. Aspettate, provo a togliere un po' la luce, davvero particolari. Poi il terzo colore, ed eccola qui, ed è il 940F ed è il Frosted Transparent Olivine Drab, molto molto bello, una sorta di verde oliva. Adoro le colorazioni Frosted, davvero molto belle. Poi ho preso queste qui e sono le 133 e sono le Opaque Lustered Purple, molto molto belle anche queste. Aspettate, provo a togliere sempre, vi mostro sia con la luce e sia senza luce, davvero molto belle. Poi ho preso queste qui, sono le 129 ed è questo colore molto acceso e sono le Opaque Lustered Tomato, belle, un orange davvero molto 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 carino. Di solito l'arancione non lo utilizzo quasi mai, quindi ho preso tutte le colorazioni che non ho mai utilizzato. Poi ho preso il 130L ed è questo verde davvero particolare ed è un Opaque Lustered Light Green, molto carino pure questo, adatto per realizzare anche le foglioline, perché no, in qualche progettino. Poi ho preso questo qui che è il 127 ed è l'Opaque Lustered Flamingo, particolarissimo, è molto molto carino. Davvero tantissime colorazioni, sono davvero soddisfatta di quelle che ho scelto. Poi ho preso anche il 126, questo è il codicino, ed è l'Opaque Lustered Pink, adatto per realizzare il viso di qualche pupazzetto, perché è una bellissima nuance rosa, molto tenue e chiara, anche per realizzare anche i porcellini, perché no? È una bella tonalità di rosa. Poi ho preso il 125 e questo qui è l'Opaque Lustered Cerise, c'è scritto cerise, tipo un color fragola, molto bello. Poi ho preso il 764 ed è questo qui che è il Matte Opaque Misty Rose,
È proprio un color carne questo. Questo anche è molto carino. E poi infine ho preso questa colorazione qui che è la 132 ed è un Opaque Lustered Dark Turquoise. Bellissimo questo. Molto molto bello. Sono davvero bellissime tutte le colorazioni che ho preso, tante nuance che non avevo mai scelto. Davvero belle, vedete? Le sto mettendo tutte quante vicino. Davvero particolari. Niente ragazzi, queste erano tutte le cosine che ho scelto appunto dal sito di Cobiz. Sono davvero soddisfatta di tutto, specialmente anche la catena, ve la straconsiglio, davvero molto molto bella. Poi tutte le catene che ho scelto e ho testato nelle altre collaborazioni sono tutte quante perfette, le utilizzo giorno e notte e non si sono opacizzate, quindi ottimo. E soprattutto nessuna allergia, quindi ve le straconsiglio. Niente, queste sono tutte le cosine che ho scelto appunto dal sito di Cobiz. Seguiranno ovviamente sempre i tutorial in collaborazione. Quindi vi saluto, un bacione e alla prossima con i nuovi video. Ciao!